questi due eventi. Credo il ministro naturalmente non ha nessun bisogno di essere presentato. Sarebbe bello presentare la realtà che abbiamo visto oggi scorrere su questo schermo di alcuni dei parchi scientifici italiani ai tanti che parlano dell'Italia come di un paese povero di ricerca e di innovazione. È un paese ricchissimo di innovazione, di ricerca, di passione, di giovani che sono pronti a rischiare. Delle tante cose che non posso riassumere perché intanto non varrebbe la pena riassumere, ma andrebbero riascoltate, delle tante cose che abbiamo sentito, due mi hanno colpito, le voglio ricordare anche al signor Ministro che è arrivato adesso. Primo, la richiesta degli innovatori, dei ricercatori di essere valutati. Cioè chiedono di essere giudicati. Non chiedono che il loro lavoro sia finanziato, non chiedono che il loro lavoro sia aiutato, chiedono di poter essere seriamente valutati. L'Italia, che ha orgoglio della sua qualità, come del resto ciascun essere umano che ha orgoglio delle proprie capacità, chiede di essere valutato. La seconda cosa che è stata chiesta è mercato, mercato, mercato. Certo, se hai idee, se hai qualità, se sai di poter affrontare il giudizio, chiedi di essere valutato sul mercato, perché chiedi al mercato di essere premiato. Oggi al Quirinale sono stati premiati alcuni giovani innovatori, ma il premio più grande e significativo che deve essere dato a tutti gli innovatori, a tutti i ricercatori, a tutti coloro i quali lavorano, giovani o non giovani in Italia, è il premio di un mercato, cioè di poter alzare la testa, guardare al mercato, quindi ai bisogni delle persone, cercare di soddisfarli e con quello anche creare ricchezza. Il mercato poi è oramai un mercato globalizzato, quindi bisogna internazionalizzarsi, bisogna guardare oltre le frontiere per imparare quel che c'è da imparare, ma per portare fuori quello che è possibile portare fuori dal nostro paese. L'Agenzia dell'Innovazione, con il prodotto Italia degli Innovatori, offre con burocrazia zero, nel senso che è un modulo che si riempie online, con costi zero, la possibilità di essere su una vetrina che gira per il mondo, accompagnata qualche volta fisicamente e qualche volta utilizzando anche solo esclusivamente la rete, credo siano esempi di un'Italia che può andare in giro per il mondo orgogliosa di se stessa e che tornando in Italia chiede di trovare un ecosistema, cioè un ambiente nel quale l'innovazione, l'impresa, la qualità incontrino un mercato e consumatori che sappiano giudicare e premiare. Chiederei al Ministro Meloni di venire e di in questo modo anche aiutarci a salutare i parchi scientifici che ancora